S80 Phone, oggi vi presento Samsung Galaxy A5 versione 2017. Possiamo subito notare che le forme ricordano molto quelle della serie S. Come possiamo vedere, adesso la fotocamera non è più sporgente, ma rimane a livello. È una fotocamera da 16 megapixel sia sulla parte posteriore che sulla parte frontale, e devo dire che ha una buona resa, soprattutto nelle foto diurne. Di sera qualcosina meno, non ha lo stabilizzatore ottico, per cui se non si ha una mano ferma possono venire un po' mosse, ma nel complesso non è assolutamente niente male. Andiamo a vederlo. Qui abbiamo il jack da 3,5, forellino del microfono, ingresso USB Type-C, abbiamo un processore Exynos 8 core, 3 GB di RAM, 7880 se non ricordo male, poi vedremo nelle specifiche. Qui abbiamo l'ingresso per nano SIM più micro SD, forellino per la riduzione del rumore, lo speaker del volume è collocato sulla parte laterale, tasto di avvio, spegnimento, standby. Insomma, devo dire che comunque è assemblato davvero molto bene. Il sensore di impronte è abbastanza preciso, devo dire che non abbiamo avuto grossissime difficoltà. La batteria è da 3000 mAh e ci conduce agevolmente a sera senza particolari problemi. Vediamo un attimino le varie caratteristiche tecniche velocemente. Vi dicevo, processore è un Exynos 7880, è un 8 core, 3 GB di RAM, processore ovviamente a 64 bit come ormai di consuetudine. Il display è un bel Super AMOLED Full HD da 5 pollici e 2, dimensioni contenute e un'ottima maneggevolezza. Ovviamente è un LTE, batteria come vi dicevo da 3000 mAh, che veramente ci conduce a sera senza nessun tipo di difficoltà. Android 6.0.1, ma Nougat è già stato annunciato e pianificato per i prossimi mesi, non penso che ci vorrà poi molto. Come vedete, fotocamera da 16 megapixel sia sul frontale che sull'anteriore. Il display è un bel Super AMOLED, io ho installato un tema ovviamente nero per esaltare la profondità dei colori. E comunque, ribadisco, è un terminale dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, in rete si trova già intorno ai 350 euro e a questa cifra devo dire che diventa molto interessante e i competitor fanno fatica a stargli dietro. Utilizziamo un termine un po' brutto, ma giusto per rendere l'idea. Sentiamo un po' com'è la qualità audio. In capsula è molto buona, in viva voce tende a essere un po' stridula al massimo volume. Altra informazione, digita 2. Mi sentite un po' stridulo al massimo volume? Andiamo a sentirlo in ambito musicale. Prendiamo il solito nostro brano. Lo sentite un po' sbilanciato verso gli alti. Non difetta in potenza. Però sentite questo leggero sbilanciamento verso gli alti, un volume che comunque nel complesso devo dire essere più che buono. Vediamo un po' la parte fotografica, diamo un'occhiata alle varie foto che ho scattato settimana scorsa. Scusate, ma in questo periodo non ho tempo, quindi passa anche una settimana dal momento in cui scatto le foto al momento in cui avviene la recensione. Potete vedere che la definizione è decisamente buona, anche qui l'albero, vengono mantenuti bene i contorni e i vari dettagli. Qui tende un po' a sfocare, mi dicevo, in interno perde un po', questa invece è venuta decisamente bene, e qui anche qui la sveglia devo dire che ha mantenuto una buona definizione, anche il video decisamente di buon livello. Devo dire che in condizioni di luce piena le foto sono decisamente buone. Quando andiamo in interno qualcosina si vede che tende a perdere, però insomma è una cam Samsung e grossi problemi non ne ha. Vediamo un po' le nostre solite immagini in campione, ovviamente il nero è praticamente assoluto essendo un Super AMOLED, infatti c'è un po' di saturazione del giallo come possiamo notare soprattutto in questa foto. Vediamo un po' se il rosso è rosso o tende all'arancio. No, devo dire che comunque è abbastanza fedele alla realtà, non è particolarmente sbilanciato. Andiamo a vedere i vari video, non so come mai quello in 4K non me lo riproduce, forse è il formato.
Cioè, il suono delle pale è un po' secco, non è particolarmente pieno e bombato, se così vogliamo dire, come piace a me. L'interfaccia è la classica TouchWiz, come vedete. Ovviamente abbiamo il drawer, che è collocato come al solito nella parte destra, per cui interfaccia classica, nessuna novità particolare. Andiamo a vedere un po' come si comporta nel browser. Andiamo su SkyTG24 ad esempio. Devo dire che il sistema è sempre comunque molto fluido, non ho notato mai rallentamenti di sorta, la qualità generale è molto elevata, comunque devo dire che è un cellulare che si usa, devo dire, con piacere, sempre molto reattivo, elegante, insomma è un bel cellulare. E 350 euro, quando lo si trova online, secondo me è un prezzo che vale la pena di prendere in considerazione. Vedete, pinch to zoom, il pannello di buonissima qualità, anche il doppio tap. Vediamo un po' le impostazioni, sono sempre le solite, qui vabbè, ovviamente lo vedete impostato con il tema, comunque impostazioni di default, non c'è niente di particolare. Quindi direi che possiamo anche passare già alla parte relativa a Real Racing. Il caricamento è piuttosto rapido. Non ho parlato della ricezione, non ho avuto particolari problemi, sempre ricezione di buon livello. Ribadisco, l'audio è meglio in capsula piuttosto che in viva voce. Vedete la velocità di caricamento del gioco, molto elevata. Non ho avuto perdite di segnale, sto utilizzando una SIM 3 su questo terminale, per cui devo dire che anche la ricezione è promossa. Prendiamo una gara che abbiamo già fatta, di modo che non dovremmo attendere caricamenti, e invece sì, vabbè, attendiamo un attimo che va a caricare. Ok, ogni tanto qualche contenuto a sorpresa, comunque poco male. Vediamo un po' come si comporta. Accelerometro preciso, Mali T380, tre core, ovviamente gli effetti grafici sono presenti, buona la reattività, buona la maneggevolezza, dimensioni ideali, 5 pollici e 2. Abbiamo fatto un disastro. Insomma, veramente un buonissimo cellulare. Sembra di avere in mano tutto tranne che un fascia media, e ribadisco che al prezzo di 350 euro, quello che ho visto online, diventa interessante. A 450, insomma, comincia a essere un po' impegnativo. Ma nel complesso devo dire che ci è veramente piaciuto. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.